La parola, il catechista, la comunità. Sabato 18 settembre in cattedrale si è svolta l'assemblea dei catechisti alla presenza del vescovo Tremolada e del direttore dell'ufficio catechistico nazionale, Monsignore Valentino Bulgarelli. La formazione e la relazione sono importanti. Il catechista, come ha sottolineato recentemente il Papa, deve lasciarsi colpire dalla realtà e trasmettere il Vangelo con grande creatività. Quello che è stato un vero salvagente, permettetemi di dire così, per le nostre pratiche catechistiche è stato il Vangelo della Domenica, Bibbia Liturgia, perché saltando gli incontri in presenza la catechesi ha bisogno di relazioni, incontri, spazi e a un certo punto l'unica possibilità che abbiamo avuto, che i catechisti avevano, erano quelli di piccoli filmati video sul Vangelo della Domenica, che però magari diventava l'occasione di riprendere in mano, di rilanciare, di rileggere, di approfondire. Questo dice la forza della parola e soprattutto ha intercettato questa parola in una situazione che forse è stato il passaggio più complicato, che ancora non riusciamo a rendercene conto. Il contesto pandemico ha trasformato il nostro quotidiano. Lunedì 11 ottobre inizia il corso online promosso dal Centro Oratori per Catechisti dell'ICFR ed educatori, guide dell'oratorio e sacerdoti. 4 serate sul tema della Divina Rivelazione e della Scrittura alla luce della Costituzione Dei Verbum del Concilio Vaticano II.